Il 99% degli uomini si innamora quando segue questi quattro consigli scientifici. Allora, se vuoi far innamorare un uomo, se vuoi imparare a far coinvolgere un uomo, a coinvolgere un uomo, diciamo, a livello profondo, non a livello, come possiamo dire, superficiale, devi elaborare tutta una serie di strategie. Ci sono quattro consigli, diciamo, che possono essere molto utili per conquistare, per far innamorare l'uomo che ti interessa. Ora devi tenere presente però che questi quattro consigli vanno applicati nel modo corretto, cioè vanno applicati facendo leva soprattutto, cioè partendo da una buona autostima e non avendo paura, per così dire, che le cose possono fallire, perché il presupposto di fondo è che se temi che qualcosa possa fallire, questo qualcosa purtroppo, o per fortuna, diciamo, dipende un po' da come interpreti le cose, accadrà, no? Perché noi ci facciamo delle profezie che spesso si autoavverano, quindi è importante invece imparare a gestire al meglio, diciamo, le strategie mantenendo il giusto distacco dal risultato. Col giusto distacco dal risultato eviterai che le persone in qualche modo, ti facciano innamorare anche, tra virgolette, andando contro quelli che sono il tuo benessere, quelle che sono le tue esigenze, perché purtroppo spesso può capitare che ci innamoriamo di persone che più che piacere ci danno sofferenza. Allora, il primo consiglio, quindi, e la prima regola fondamentale è quella della preselezione. Questo è, diciamo, è stato studiato un po' da tutti, anche Robert Cialdini, diciamo, si è interessato di questo tema, di questo argomento, ma viene usato costantemente nel marketing e può essere utilizzato dalla pubblicità, insomma, può essere efficacemente utilizzato anche nella seduzione. Cioè, soprattutto per quanto riguarda gli uomini, un uomo tende a innamorarsi quando una donna è desiderata da altri uomini. Cioè, c'è poco da fare. Se non ci sono altri uomini che ti desiderano, altri uomini che ti corteggiano, altri uomini che ti vogliono, difficilmente un uomo si coinvolgerà più di tanto. Cioè, una donna che non è desiderata da nessuno, una donna che sì, è sempre disponibile, con lui, non ti coinvolgerà più di tanto, non ti prenderà più di tanto. Purtroppo, o per fortuna, diciamo, devi tenere in considerazione questo fatto, devi mettere in atto questa situazione. È molto importante questo. Quindi il primo punto importante, fondamentale, è quello di diciamo, attuare, mettere in atto questa strategia. Questo è un punto molto molto importante che ti suggerisco di portare avanti, perché non ci sono altre possibilità fondamentalmente. Quindi è basilare, insomma, devi trovarti degli uomini, dei corteggiatori. Più corteggiatori ti trovi, più uomini ti desiderano. È importante che venga percepito che sono gli uomini che desiderano te, non te che desideri gli uomini, perché altrimenti vieni etichettata anche come una poco di buono, diciamo, no? Quindi questo è un punto fondamentale. La seconda regola fondamentale, anche questa studiata da Cialdini, ma anche da altri, insomma, quindi scientificamente, tra virgolette, provata, nel senso di scientifico, nel senso di ripetibile. Quindi noi viviamo la scienza, utilizza il metodo galileiano, no? Tutto quello che è ripetibile, date le stesse condizioni, è efficace. Ovviamente in senso statistico, perché poi esiste, come possiamo dire, il principio di indeterminazione che ci dice che, come dire, ci sono comunque, possiamo dire, delle situazioni in cui, come potremmo dire,
anche se le condizioni sono simili, il risultato è diverso. Comunque, questo secondo principio è quello della scarsità, cioè farti vedere tu poco disponibile nei confronti della persona che ti interessa. Questo lancia anche una sfida. Un uomo si sente sfidato, un uomo si sente coinvolto, si sente di fatto innamorato se tu gli lanci questa, come possiamo dire, se tu metti in atto questa strategia, farti percepire poco disponibile, quindi mettere dei vincoli al possesso. Tutto ciò che noi possediamo, tra virgolette, facilmente ci coinvolge poco. Quello che invece abbiamo difficoltà a possedere, tra virgolette, quello che abbiamo difficoltà ad ottenere, ripeto, soprattutto per gli uomini che sono intrinsecamente spinti, intrinsecamente attratti dalle sfide, e allora tutto quello che accade, diciamo, da questo punto di vista, agli uomini piace e quindi tendono a coinvolgersi, tendono proprio a innamorarsi delle donne che sanno essere stimolanti, perché ovviamente ci deve essere uno stimolo, quindi qua suggerisco sempre, ripeto, la femminilità è il punto fondamentale, il punto focale per, come dire, l'esca fondamentale per attrarre un uomo, l'amo e l'indisponibilità. Quindi utilizza al meglio questa strategia perché è veramente efficace per conquistare, per sedurre, per far innamorare l'uomo che ti interessa. E poi abbiamo un'altra strategia, anche questa studiata scientificamente, diciamo, da diversi esperimenti che vanno da Skinner, che la fece con i topi. Però si dice che i topi siano più furbi degli uomini, in certi casi. È stato pure dimostrato questo, vabbè, poi ne parlerò in un altro video. E diciamo, e poi da bandura, ed è il rinforzo intermittente, no? Che riguarda un po' l'alternanza tra gratificazione e penalizzazione, cioè gratificazione è ciò che gratifica la parte logica, penalizzazione è ciò che la penalizza, e non è, la penalizzazione poi può gratificare la parte emotiva, perché la parte emotiva spesso ha l'esigenza inversa rispetto alla sfera logico-razionale. Quindi questo è quello che devi fare, è una volta che hai, diciamo, però stuzzicato, stimolato con la femminilità, una volta che hai messo in atto, quindi la preselezione e quindi preselezione, stimolazione con la femminità e farti vedere scarsità, come poco disponibile. Nel momento in cui interagisci con questa persona, inizia a gratificare e penalizzare, gratificare e penalizzare, cioè qualche volta ti fai vedere disponibile, disposto a uscire, qualche volta no, in modo random, in modo casuale, cioè lui non deve capire quando è che sì, quando è che no, questo deve apparire sempre un po' nebuloso. Ed è questo meccanismo, tra l'altro, è il meccanismo che utilizzano tutti quelli che generano dipendenza. Attraverso ad esempio le slot machine che trovi nei bar, no? Le slot machine cos'è? In un mondo di perdite, perché di solito perdi, c'è qualche vincita ogni tanto che arriva, e qualche vincita che avviene in modo casuale, ed è quella vincita casuale che capita ogni tanto, quella che coinvolge, quella che seduce, quella che fa innamorare, quella che rende dipendenti dal gioco in quel caso lì. E tu devi diventare, potremmo dire, come una slot machine ambulante, cioè sapere utilizzare proprio questa caratteristica, cioè di alternare, diciamo così, la gratificazione e la penalizzazione, che è quello che veramente rende dipendenti. E un'altra strategia molto utile, anche qui studiata scientificamente, eccetera, è il fatto che noi ci innamoriamo di chi appare misterioso, di chi ci genera dubbi, di chi non ci dà certezze. Quando chi crea una gestalt aperta, quindi chi sa creare una gestalt aperta, fa innamorare, coinvolge, seduce.
Quindi anche qua devi seminare dei dubbi. Dubbi di che cosa? Dubbio che sei innamorato di loro, non devi dirgli, non devi farglielo capire. Boh, il dubbio. Dubbio che potresti avere altri uomini. E questo è un altro dubbio, un altro seme, un altro tallo del dubbio che deve essere inserito. Dubbio che tu vuoi stare con lui. Dubbio che, diciamo, su quello che fai o quello che non fai. E quindi deve esserci sempre questo alone di mistero, questo alone di mistero coinvolge molto, seduce molto. Diciamo che fa innamorare anche abbastanza rapidamente. Riesce rapidamente, diciamo, a dare degli stimoli emotivi forti che fanno innamorare, di fatto. Ecco, quindi impara ad utilizzare al meglio, diciamo così, queste quattro a seguire, questi quattro consigli. Ovviamente per seguire questi quattro consigli, cioè all'inizio devi imparare a mantenere il distacco dal risultato, perché se tu sei attaccato al risultato hai paura di fallire, e la paura di fallire è, come dire, ho visto tanti soldati cadere su questo fronte, cioè quando una persona teme, ha paura, ma forse allora se sbaglio, se non lo cerco, forse se sparisco, forse non mi cerca più, forse se tu sei governato dalla paura, purtroppo non riuscirai a conquistare, non riuscirai a sedurre nessuno. Quindi questo è un punto basilare, diciamo, che ti consiglio di portare avanti, quello di avere proprio questa capacità di, come possiamo dire, di gestire la tua paura e dandoti emozioni, somministrandoti le emozioni. Ogni volta che ti somministri delle emozioni vai a creare, insomma, un'alleanza con la tua parte più profonda, con la tua parte emotiva, e questa alleanza che tu vai a creare è quella che, diciamo, come dire, farà sì che non sarai affamata di emozioni, perché è ovvio che quando uno è affamato di emozioni poi tecnicamente tende ad agganciarsi proprio a chi gli dà anche polpette avvelenate. Questo è un punto da tenere presente, un punto da prendere in considerazione. Bene, e per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale e attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video.